Io ho la mia Alhambra. Io invece sono un grande amante della Moretti, eccola. Ce l'ho. Grande. Aspetta un secondo che c'ho subito un problema tecnico. Ok. Ti sentivo indifferita perché avevo lasciato YouTube acceso con l'audio, quindi sentivo indifferita l'audio. Bene, il primo sorso l'abbiamo fatto, siamo carichi. Dai, ti presento per quanto ti conosco. Innanzitutto devo dire che dietro di te si vede il logo di SOS Trader, quindi diciamo che questo è uno dei tuoi marchi di riferimento che io conosco da sempre, questo salvagente per il trader, diciamo che l'ho sempre visto online. Quando, io non so da quanti anni, dopo ce lo racconterai, ci darai un po' di dettagli, però oggi l'ospite di stasera è quasi mio coetaneo, in realtà scopriremo che ha un anno in più, però insomma è sicuramente una persona esperta. Pietro è un trader, formatore, divulgatore in ambito finanziario, con una lunga esperienza sui mercati, ha scritto numerosi libri dedicati al trading e ai mercati, ma ha deciso nella sua ultimo sforzo editoriale di dedicarsi alla finanza personale. Ha scritto un libro che si chiama Un milione per mia figlia, che raccontavo a Pietro prima della diretta. Avrei voluto leggere un pochino meglio, ho iniziato a leggere, devo ancora, diciamo, affinare la lettura. Ho preso l'abitudine anche di prendere appunti, di riflettere su quello che leggo, e quindi continuerò nella lettura. Scusatemi se c'è ancora qualcosa, insomma, ma Pietro ci aiuterà nel capirlo. Pietro. Volentieri, anzitutto Giovanni, volevo ringraziarti perché credo che lo sforzo che fai per avvicinare le persone, poi mi dicevi, soprattutto i giovani, al mondo della finanza personale è encomiabile. Chiunque va in quella direzione ha la mia massima stima e rispetto, quindi ti ringrazio per quello che fai e ti ringrazio soprattutto per avermi invitato stasera. Il pretesto è il libro, ma vi anticipo che non sarà un marchettone, una presentazione di libro, per carità, lungi da me una roba del genere, è semplicemente una chiacchierata dove io posso, se vi va, mettervi a raccontarvi un po' quella che è la mia vita sui mercati da ormai quasi 25 anni. Io adesso ne ho 45 e ho iniziato proprio da ragazzina, avevo questa passione. Così un po' particolare per i mercati, perché poi, fra l'altro, io vengo da una famiglia che si occupa di tutt'altro, quindi non è una cosa che mi è passata da amici e conoscenti, è una cosa che insomma avevo molto dentro di me. E poi la cosa bella, straordinaria, di cui ogni giorno ringrazio il cielo, è che questa grande passione poi si è trasformata in un mestiere. E questo credo che sia una delle cose, se abbiamo un pubblico giovane che ci ascolta, è una delle cose più auspicabili, no? Se io dovessi anche auspicare, augurare a mia figlia o a una persona a cui voglio bene, l'augurio migliore che gli posso fare sul campo professionale è di fare, scegliere un lavoro che si ama, perché se fai le cose con passione il risultato è diverso. Non so se ti è mai capitato, Giovanni, quando vai, che ne so, banalmente da un panettiere che fa il pane fischiettando, no? Piuttosto che il panettiere abbrutito che si rompe le palle, il pane di chi lo fa fischiettando viene meglio, nonostante magari la ricetta è analoga. Perché? Perché dentro c'è il cuore, no? C'è la passione. Quando le fai le cose con passione, uno subisce molto meno lo stress e lo sforzo, no? Vedi, oggi è stata una giornata veramente piena, ma alle 20:41 non vedevo l'ora di venire in diretta con te, Grazie mille, grazie. nonostante diciamo, ero bello stanco, no? Allora, nonostante, volevo dire, pensavo dicessi nonostante Napoli, insomma, Ecco, questo è il secondo tema. Non siamo riusciti a organizzarci, io in realtà non avevo grande disponibilità, quindi ho sacrificato il primo tempo del Napoli per stare con te. Chi mi conosce, se c'è qualcuno che mi conosce in linea, sa quanto sia appassionato della mia squadra del cuore, ma lo faccio veramente volentieri, sempre per il filo conduttore di prima, perché quando uno fa le cose con piacere e volentieri non pesano, no? Non so se ti è mai capitato, Giovanni, di rimanere le notti insonni a sfogliare un libro, nonché a guardare un videocorso, e dici, Sì, caspita, anche. sono le 5 del mattino, vedi che albeggia e dici, ammazza, non, la stanchezza non ti tocca, no? Quando fai delle cose che ti piacciono. E la cosa straordinaria è che io, nonostante sia più di 20 anni che faccio queste robe qui, ho lo stesso entusiasmo del primo giorno. E quindi anche questo libro è nato veramente. Tu prima hai detto lo sforzo editoriale, invece in realtà è stato un grande piacere, è stata anche una sorta di terapia per me, scrivere, mettere insieme i pensieri, e in un momento che Però voglio dire,
scusami se ti interrompo, no, dico, non è un'attività, cioè chi ha provato a scrivere un libro sa che non è mai banale, no? Magari per te è più facile, ma... No, non è, anzi, io scrivo con molta, non scrivo in maniera fluida, faccio abbastanza fatica, però mi ha aiutato molto a riordinare i pensieri. In due parole, adesso non voglio annoiarvi con i miei affari personali, però so che è una cosa che c'è a comune, anche tu hai una figlia, se non sbaglio, uno o due? Figlio, due. Ah, fantastico. E niente, quando mi confermerai che quando ti nasce una figlia è uno di quegli eventi che, insomma, è un po' un game changer, no? Nella vita cambiano una serie di parametri, di metriche, fra i tanti parametri che cambiano c'è anche quello economico, no? Nel senso che assolutamente fai tante riflessioni e una di queste è stata ok, come posso pianificare il futuro finanziario di mia figlia? Cosa posso fare per lei? Poi, se ti ricordi, la prima fase della gravidanza, o meglio, appena nasce la bambina, il padre è una figura piuttosto marginale, no? Nonostante io sia molto attivo anche fronte, che ne so, pannolini, no? Che all'inizio, soprattutto immagino con la prima, dove sei un po' spaesato, no? Non sai bene come fare, diciamo, la mamma è più centrale e il padre è un po' più laterale. Anche no? Perché diciamo che, possiamo dirlo in questo ambito, è molto scherzoso, suppongo. Cioè, però i bambini appena nascono, almeno per un anno, non è che hanno tante features, non è che hanno tante funzionalità, cioè quelli mangiano, esatto. Se cambi il pannolino, sorridono, quando cominciano a sorridere è già un grande evento, no? Perché dicevo di sorridere. Esatto, quindi lato operativo non è che puoi fare tanto, soprattutto se poi, se poi ha latte e quant'altro, non è, certo. Puoi fare... Insomma, da sparring partner, perché poi spesso le donne in quel periodo sono pure un po' giustamente, insomma, tutta una questione ormonale. Quindi, esatto, volevo dare il mio contributo, no? E ho pensato, io che so fare bene probabilmente la mia vita, so fare poche cose bene, no? E una di queste, credo, adesso senza falsa modestia, è proprio quello di gestire il denaro, di saper insomma prendere dei giusti rapporti di rischio rendimento e tutte queste robe qua. Allora, per sentirmi una più parte in causa, ho detto, sai che c'è di nuovo? Adesso faccio questa roba qua per mia figlia. Poi che è successo? È arrivato il lockdown, perché la cosa triste di questa vicenda è che mia figlia, pensa, ha vissuto 90, più del 90% della sua vita sostanzialmente col Covid. Cioè col Covid, non più che in lockdown. Però insomma, gli esseri umani senza mascherina di fatto non li ha mai visti, purtroppo, da quando è in piedi. Quindi pensa che cosa triste. Però, morale alla favola, arriva il Covid. Sto libro non è che avevo in mente di scrivere, però stavo facendo, avevo questo piano azione che stavo ingegnando per mia figlia. Poi sono successe due cose. La prima, che col Covid ho avuto più tempo libero, quindi col lockdown a marzo, Avevo più tempo e quant'altro, perché poi chiaramente per mesi non sono andato in ufficio, già il fatto di non spostarmi da casa a ufficio guadagnavo quell'oretta e mezzo che mi ha aiutato. E poi due, non so se ti è capitato che incontri una serie di nuovi amici, tra virgolette, cioè persone che ne so, vai al nido e c'è il padre, l'amico, la festa, insomma, queste nuove persone con cui poi ti scambi due chiacchiere, tu che fai? Io faccio l'idraulico, io faccio il pizzaiolo, dice, guarda, io mi occupo di queste robe qui. Ah, ma sai che avevi in mente di pensare a qualcosa per mia figlia? Che mi consigli? Sai che è tutto sommato... Esatto. La classica domanda, no? Quando spesso anche a me, quando nasce il figlio, cosa faccio, come metto, faccio il buono postale, la polizza assicurazione, di solito è buona, ce lo dicevamo già, cioè è buona l'idea, diciamo che la realizzazione è abbastanza... Esatto, no, la lampadina mi è scattato proprio al terzo... la terza volta che mi hanno detto no, ma io sono a posto, sono andato in posta e mi hanno detto no, fai sta roba qua, ho detto per carità, insomma l'intenzione è buona, no? Cioè mettere ogni tanto, mettere da parte un po' di soldi per il futuro della figlia, però poi lo strumento attraverso la quale si dà vita all'intenzione è pessimo. Ergo ho detto, sai che c'è di nuovo, queste idee che sto facendo semplicemente le racconto, no? Chi magari avrà voglia di leggere il libro, l'ha già letto, vedrà che sostanzialmente è un libro molto onesto, no? Molto franco, nel senso che ci sono proprio gli screenshot del mio conto e gli dico, ragazzi, io sto facendo così, chiaramente argomento il motivo per il quale sto facendo così, e quindi praticamente vedi esattamente quello che io ho messo nel mio portafoglio, come ho fatto il piano d'accumulo, perché ho scelto i megatrend, perché ho scelto quegli strumenti, perché ho scelto l'ETF, insomma un racconto che voleva essere semplicemente di utile
per chi aveva, diciamo, era in questa fattispecie. In realtà molti pensano sia un libro di nicchia, dice sì, vabbè, ma è un libro solo per genitori e quant'altro. Invece no. Assolutamente no, è un libro in realtà per chiunque abbia un obiettivo finanziario in mente, no? Cioè, per me magari era 1 milione per mia figlia, per te è, che ne so, 50.000 euro per rilevare l'attività dei tuoi sogni e metterti in proprio. Certo. Per un altro è 200.000 per comprare la casa. Cioè, chiunque abbia un obiettivo finanziario, anziché renderlo velleitario, no? E stare lì al bar a dire, ah, mi piacerebbe fare su, giù, te, è un libro che è molto operativo e dice, ok, questo è quello che vuoi fare. Step by step ci arriviamo. Chiaramente non tipo con la schedina del Super Enalotto, nonché del Gratta e Vinci, che non è il nostro ambito, ma insomma chiaramente con un impegno, con una costanza, nel tempo si raggiungono i risultati, quindi non da oggi a domani, è chiaro che ci vuole il giusto tempo per raggiungere gli obiettivi, ma meglio mettere la testa sul cuscino sapendo che comunque si è messa la prua nella direzione auspicata, piuttosto che lasciare le cose velleitarie, vorrei, direi, farei. Invece ti mostro proprio quello che sto facendo io. Poi, come ci dicevamo prima offline, prima di collegarci, eravamo, insomma, c'erano due chiacchiere. È un libro su cui si può aprire una discussione. Infatti io sì, te lo ripeto anche online, cioè, nel senso che io non avrei mai pensato, quando è nata mia figlia, a mettere da parte 1 milione per lei, no, per mio figlio, perché ritengo, cioè, come sai che spesso si sentono, no, i grandi miliardari, che ne so, il patron di IKEA che decide di donare tutto in beneficenza, Bill Gates che ha donato tutto, magari anche per motivi, per altri motivi, al suo fondo di beneficenza, comunque, che fa charity. Io non avrei mai pensato per mia figlia, cioè non lo penso un obiettivo realistico per mia figlia, quello di accantonargli 1 milione di euro, comunque una cifra importante, perché vorrei che si creasse la vita da sola, non fosse un po' artefice della sua vita. Quindi per come la vedo io, è importante, però comunque resta importante, no? Cioè, creare un patrimonio, perché se non serve per mia figlia, servirà per la mia salute, servirà per qualcun altro, voglio dire. Chiaro. No, ma la tua considerazione è corretta, la condivido in parte, però io parto da un altro assunto, no? Io spesso nel libro parlo di finanza montessoriana, non so se ti è mai capitato, Giovanni, quando io sono uno molto razionale, no? Quando succede qualcosa cerco sempre di prendere le informazioni giuste. Allora, pronti via, è nata la bambina, sono andato in libreria e ho fatto incetta di tutti quei libri di, sai, certo, educazione montessoriana e quant'altro, no, sono un po' da questo punto di vista. Cioè, io penso che per prendere decisioni migliori, se tu hai delle informazioni di qualità, ci sono più probabilità che la scelta sia migliore, no? Se tu vai a caso, lancia monetine a caso, prendi le decisioni, il rischio di sbagliare è più alto. Se hai tante informazioni di qualità, non è detto che sicuramente scegli la cosa giusta, ma ci sono più probabilità che fai la cosa giusta, no? Allora, con un po' di stress da prestazione, ho comprato tutti questi libri così, che poi alla fine più o meno i concetti di finanza montessoriana sono sempre gli stessi. Poi, sai, come un po' la finanza personale, no? Spesso è la stessa minestra, un po' rimescolata. Però, insomma, ma è una favola. Il concetto di finanza montessoriana, proprio in due, di educazione montessoriana, che io poi ho trasato in finanza personale di stile montessoriano, è la sperimentazione e l'esempio. L'esempio, cioè, l'educazione. L'educazione si impartisce non dicendo, Anna Sofia, non devi buttare la carta per terra, banalizzo al massimo, perché così. Poi magari tu fai la tua ramanzina e poi tua figlia vede che sei l'opposto di quello che tu chiedi di essere a lei, no? Quindi non dai un valore allineato fra quello che dici e quello che fai. E invece io credo, anche attraverso esempio i miei genitori, che l'esempio, no, è la chiave per dare un'educazione giusta. Allora il fatto di accumulare del denaro, investirlo in maniera sistematica, automatica, così come ho spiegato, secondo me è quello che rimane. Poi lascia stare la cifra di essere 1 milione, 100.000, 200.000, certo. La cifra non è quello il tema è come si insegna ai figli a gestire le finanze personali, o come si trasferisce quel concetto di pianificazione finanziaria, se non facendo esattamente quello che tu spieghi. Allora, secondo me, dai autorevolezza a quello che tu cerchi di spiegare, e soprattutto poi non c'è neanche bisogno di insegnarglielo, no? Quando tua figlia vedrà che tu hai
sistematicamente stai portando avanti un progetto, credo che assorba quelle conoscenze. Quindi l'obiettivo del libro è duplice. Infatti, se vedi il sottotitolo è Educazione finanziaria per genitori e non, l'obiettivo è chiaramente avere un patrimonio che poi vedrai alla fine il libro può essere messo a rete, può essere trasformato in una rendita in varie situazioni, ma non voglio spoilerare troppo, ma soprattutto è un obiettivo pedagogico. Come si insegna ai figli se non attraverso l'esempio? E quindi vuole essere anche un modo, capito, per far vedere come si fa, perché il tema qual è? Che se tu anche accumuli 10 milioni di euro e li dai a tua figlia, ma la tua figlia non è in grado di gestirli, e tu sai bene la famosa sindrome del totocalcio, no? La famosa regola che chi vince delle grosse somme dopo 18 mesi mediamente sta peggio di prima. È una cosa, in America c'è proprio una sorta di teorema, no? Su questo, empiricamente si è visto che se tu vinci... Come il calciatore o insomma chi... Esattamente, soprattutto chi vince, no? Chi viene colto da una fortuna improvvisa, da una somma di denaro improvvisa, quasi sempre dopo 18 mesi torna in una situazione economica peggiore di quella iniziale, che sembra un paradossale, ma in realtà non è neanche così tanto. E quindi il tema qual è? Che anche se tu accumuli una cifra gigantesca per un figlio, per chiunque sia, e questa persona se la trova magicamente in tasca, ma non è in grado di gestirla, c'è il rischio che anziché aiutarla la rovini. E quindi la rovini, diciamo, perché poi, come sai, le persone poi troppo satolle perdono le motivazioni, c'è il rischio che vadano in una vita viziosa e tutte queste robe qua. Quindi condivido la tua osservazione, ma in realtà il milione non è solo un obiettivo finanziario, ma un obiettivo pedagogico che insegna attraverso l'esempio. Come ti faccio ancora una battuta, come mi ha detto un compagno di birrette, che è Mr. Reset, dice: ma però non c'è scritto che un milione di cose, potrebbero essere anche rupie, quindi magari tua figlia si trova un milione di rupie. Quindi, a me i miei amici prendevano in giro e mi dicevano: un milione di lire per tua figlia è facile. Certo. No, ma insomma, poi vedrai. Sì, il libro assolutamente io lo... non l'ho letto, diciamo, approfonditamente, ma l'ho letto tutto, quindi assolutamente si vede che è molto ragionato, è molto spiegato, c'è tutto, riflettevamo prima, c'è anche tutto il capitolo 9 proprio dedicato a, insomma, tutta la gestione della ricchezza, all'insegnamento, all'educazione finanziaria dei figli, ci sono dei consigli veramente ottimi che, devo dire la verità, se penso e ripenso, non ho trovato in tanti libri scritti sull'argomento, soprattutto qui in Italia, quindi... Sì, guarda, ti dico la verità, Giovanni, in realtà quando io ho iniziato, come dicevo, io sono uno molto analitico, quando ho iniziato questo progetto di pensare a mia figlia e quant'altro, in realtà io avevo cominciato da un altro aspetto, che era l'aspetto assicurativo e quant'altro, cioè volevo girare un terzo dei rischi anche abbastanza, di cui parlo anche nel libro, di sfighe grosse e quant'altro, cioè tutti temi un po' sgradevoli, no? Magari premorienza, queste robe qua. Su questo tema non ero molto, anzi in realtà non lo sono ancora, molto ferrato, il mondo assicurativo non è il mio pane quotidiano. Quindi sono partito da là e poi in realtà poi sono andato anche su altri temi, però quando sono andato in libreria, su Amazon nello specifico, a cercare qualcosa del genere, ho scoperto che né in Italia né in America si è mai parlato di questo tema, cioè non c'è nessun libro che parla proprio di come pronti via, ti nasce un figlio, come organizzarti. Quindi l'ho scritto anche perché non c'era, nel senso che ho detto sì, assolutamente, anche qui prima ne abbiamo parlato. Parliamoci francamente, i libri di finanza personale spesso sono delle grosse scopiazzate, spesso da testi americani, spesso è un po' la stessa minestra rielaborata, no? E allora non è del mio genere, come dicevo, può essere un libro, preferisco che sia un libro polarizzante, no? Che piace o non piace, piuttosto un libro mezzo scopiazzato e quant'altro. Quindi quando scrivi, almeno io tutti i libri che ho scritto mi sono sempre chiesto, ma effettivamente c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di diverso rispetto al passato, se no che senso ha? Vai da Feltrinelli, vedi 12.027 libri, dici perché proprio il mio libricino devono comprare? Ma devi dare alle persone un motivo per farlo, e poi devi essere onesto, perché poi il libro probabilmente è la cosa meno efficiente da fare, no, economicamente, nel senso che c'è un grande impegno. Gli esperti di finanza personale o quelli di metodi di arricchimento non consigliano di no, mai un libro. Fatto questo libro
i proventi vanno in beneficenza, quindi ancora, ancora di più. Ma anche qualora non andassero, soprattutto se poi decidi di affidarlo a un editore, nel mio caso anche un editore molto prestigioso, Epli, insomma. Prestigioso, sì. Che poi, fra l'altro, devo dire, ha fatto, non so se hai visto il libro, ha fatto un lavoro grafico Epli veramente interessante. Bellissimo, bellissima, copertina bellissima. Esatto, se vedi anche ci sono delle intercopertine molto carine, che poi non è stile Epli, perché sai, Epli è un po' più la casa editrice strutturata, certo. Sai, non si spinge molto. Invece su questo mi hanno seguito molto. Io avevo chiesto tre cose: una, che è il prezzo più basso possibile, perché volevo renderlo, certo, molto pop, no? Due, una veste grafica che fosse, diciamo così, e tre, nessun come dire, intervento lato editoriale, no? Non è che mi potevi dire questo sì, questo no e quant'altro, ma sul terzo ero sereno perché avevo già scritto i libri che apri e devo dire, da questo punto di vista non c'è mai stato, a parte, diciamo, dei tagli per questioni tecniche, sai, il libro certe volte per questioni editoriali non deve essere più lungo di un tot e quant'altro. Quindi scrivere un libro non ha senso, con un editore ancora meno, quando dai in beneficenza i diritti ancora meno, perché il lavoro che fai è gigantesco e i diritti, non credo che esista un editore che giri più del 10% al lordo delle tasse di diritti. Quindi su un libro che ha un prezzo di copertina di 17 euro, più o meno, penso che neanche un caffè, ci tiri forse metà, due libri e un caffè forse fai al netto delle imposte, quindi pensa che deal poco conveniente. Allora uno potrebbe dire, allora perché lo fai? Ci sono vari motivi. Gli esperti di marketing dicono, no, perché se scrivi il libro sei più autorevole, che per me è una minchiata, scusa il termine forte, perché dipende, perché se scrivi delle sciocchezze nel libro perdi di autorevolezza, no? Anzi guadagnarla, quindi non è che tu scrivi e via. Altri dicono che ti fa branding, altri dicono... In realtà, insomma, questo libro qua è nato veramente dal cuore, è stato molto genuino e era un modo, come dire, per contribuire, per darsi una mano anche fra genitori, no? Non so se ti è mai capitato di chiedere, certo, un consiglio sulla... No, ma io sono sicuro che, cioè, nel senso che sicuramente nasce anche per, insomma, per dare qualcosa agli altri, no? Per dare qualcosa, sì. Perché ti capisco, perché a 44-45 anni quell'esigenza nasce forte, no? Soprattutto quando hai dei figli, di fare del bene. E sono certo che dare qualcosa agli altri ti ha portato sicuramente tantissimo in termini di apprezzamento, di persone che ti hanno scritto, perché Emilio Paulisso, che tra gli ospiti di stasera, è stata una persona che mi ha consigliato e mi ha detto di portarti i suoi ringraziamenti, perché l'ha trovato un libro veramente interessante. Vedo Nick, che ha appena scritto, che dice che il libro è ottimo, l'ha comprato 4 giorni fa, l'ha divorato. Massimo Tedeschi, appunto, che ci dice che è comprato, dico, i suggerimenti e informazioni utili per investire i propri risparmi, consigliato. E ti dico anch'io che l'ho letto, cioè, nel senso, molto velocemente, ma lo continuo a dire perché è un mio cruccio, lo voglio riprendere e rileggere con calma. Ti dico che è un libro, complimenti, insomma. Volevo fare un'altra cosa. Sì, io chiudo dicendo che credo molto nella legge di attrazione, no? Nel senso che poi soprattutto... Vai. No, hai ragione, quando poi soprattutto in un mondo che viene spesso etichettato come un mondo di spregiudicati, di squadre, perché cioè, la finanza più hard è sicuramente presente delle peculiarità abbastanza così discutibili, però poi quando arrivi a 45 anni con una figlia, vedi anche il mondo con diverse cose, e molti mi dicono, ah, ma tu hai fatto un passo indietro, sei passato dal libro, che ne so, Il Tempo e Denaro, che era un libro molto più tecnico, no? Un libro molto più, forse, anche un po' più sofisticato, onestamente, no? Perché poi vi anticipo, nel milione per mia figlia, non è che ci sono dei ragionamenti che bisogna avere due lauree e tre master, anzi no, l'ho voluto proprio apposta fare molto semplice. Molti mi dicono, ah, ma tu sei passato dal trading super spinto con delle robe molto evolute, complesse, adesso hai fatto un passo indietro, no? Sei passato invece alla finanza elementare, ai conti della serva in casa per mantenere il budget familiare integro. Ma per me non è stato affatto un downgrade, anzi è stata un'esperienza che mi ha molto arricchito e che ho avuto un feedback straordinario. Se guardi anche banalmente i commenti su Amazon, sono imbarazzanti, cioè, e io poi... Bellissima. Sono io, cioè, il mio libro è veramente... Sì, no, poi fra l'altro ti posso anticipare che il libro adesso uscirà anche in lingua inglese e in lingua spagnola,
e quindi evidentemente c'è anche adesso, vabbè, questo non la dico se mi porto sfiga, ma insomma c'è anche un altro progetto in un'altra lingua. Però insomma, Morale la favola è stato un viaggio bellissimo, che mi ha consentito anche di scambiare opinioni e conoscere virtualmente una serie di persone che poi probabilmente conosceremo anche prossimamente fisici quando si tornerà in presenza. Insomma, una bella storia. Quindi se ci sono ragazzi che ci ascoltano, se avete qualcosa che avete dentro e pensate di poter dare valore agli altri, fatelo in maniera molto genuina, no? Senza aspettarvi che qualcuno poi vi ritorni qualcosa, se non il prezzo di copertina, perché ci si arricchisce in una maniera straordinaria. Adesso non, neanche con le parole non lo riesco a dire, però fidatevi, è così. Ma tra l'altro, volevo farti complimenti, questo l'ho trovato molto originale, per la musica abbinata ad ogni, diciamo, ad ogni capitolo, ad ogni parte del libro, quindi canzoni sempre molto rilassanti, molto, sì, molto anche raffinate. Questo, guarda, sì, guarda Gianni, l'idea è questa, no? Il libro di finanza spesso ti butta un po' di angoscia addosso, no? Io soprattutto nella parte iniziale dico, guardate, la situazione è questa, se probabilmente i servizi che noi abbiamo avuto dallo Stato negli ultimi anni non saranno i medesimi che avranno i nostri figli, no? Perché probabilmente andremo verso una parte dell'esistenza dove anche in virtù di quello che è successo, no? Adesso stiamo andando molto a debito, l'Italia è già molto indebitata e quant'altro, probabilmente lo qualcuno Stato... Qualcuno il conto dovrà pagarlo alla fine. Esatto. Allora il tema è questo, probabilmente sanità, educazione, sicurezza, tutti questi temi qua, previdenza, no? Per esempio sulla previdenza è inutile, che lo sappiamo tutti, no? Che come va a finire la storia, parliamoci francamente, chiunque abbia un minimo di sale in zucca lo sa, no? Come va a finire la storia della previdenza e della pensione. Allora ci sono due modi, no? Per affrontare la cosa. Il primo, che tu ti tappi gli occhi, chiudi le orecchie, cioè, vabbè, viviamo la giornata, ma troppi pensieri ti fai sul futuro. Modo legittimo, io non metto in discussione, ognuno interpreta la vita come crede. E poi c'è un altro modo che dice, ok, allora voglio capire e voglio farlo. Insomma, però se vuoi capire, chiaramente ti poni delle problematiche, no? Però io non volevo angosciare con questo libro, no? Volevo che fosse un lungo viaggio gradevole. Allora ho immaginato, visto che come sai al milione non è che ci arrivi in un anno, in due anni, ci arrivi in molti anni, ho immaginato come un lungo viaggio, no? E cos'è che ti rende gradevole un viaggio? Magari una bella colonna sonora, no? Non so se ti è mai capitato, ci sono dei viaggi interminabili in macchina che dici, madonna, non arrivo mai e quant'altro. Invece ci sono dei viaggi dove hai quel mood, magari hai la tua musica, vedi, ci vuole, magari c'è una birretta analcolica perché non si può bere guidando, però che ti piace. Allora ho immaginato che quella è la tua auto radio digitale, e quindi di fare anche un viaggio plurisensoriale, quindi non solo la vista ma anche l'udito poteva essere un modo per così. Poi c'è tutta una filosofia che si chiama effetto Mozart, che dice che quando tu sei in un ambiente con un certo tipo di colonna sonora e quant'altro riesci addirittura a incamerare le informazioni in maniera più veloce, meglio. Esatto. E così, adesso io su effetto Mozart secondo me è molto discrezionale, dipende anche da come sei in quel momento, no? Quindi non è che se metti la musica impari necessariamente meglio, però era un viaggio, no? Allora, pensavo, vabbè, io a volte la uso per, diciamo, per eliminare i rumori di sottofondo, maggiore concentrazione, e devo dire che ho scoperto delle canzoni molto adatte allo scopo, tra l'altro ho anche riascoltato Futura di Lucio Dalla, che non ascoltavo, insomma. Ecco, Futura è... Che è molto adatta al libro, voglio dire. Sì, era proprio, è la colonna sonora del libro, è un po' quello, no, il tema. Però a parte Futura ce ne sono altre che invece servono più per rilassarsi e quant'altro. Sì. Ma anche là, Gianni, ho fatto quello che faccio io. Cioè, io quando mi leggo un bel libro, ascolto quella musica là. Ho pensato che certamente non è la musica migliore in assoluto. A me piace quella, quindi... Sì, no, però da un trader mi aspettavo, che ne so, una musica un po' più... immaginario, ora che ne so, Iron Maiden... E che tiro di figlio mio qua. No, ma adesso, per esempio, guarda, ti faccio una cosa molto poco televisiva, no? Adesso sono a casa, ma vedi la mia postazione con questi 200 monitor davanti, no? Certo. E fa molto figo e quant'altro. Adesso c'è il monitor dappertutto nella stanza. Adesso sono a casa... In realtà poi chi mi conosce sa la postazione ufficiale è una cosa gigantesca, con 100 metri e quant'altro. Ma questo ti dà l'idea di adrenalina, di cosa. Però molti si immaginano i trader, sai, come dei frustrati, dei drogati, e cose. Invece in realtà chi mi conosce sa
che non è, non è, niente, non è di tutto ciò, diciamo, soprattutto chi resiste, probabilmente niente di tutto ciò. Esattamente. Vogliamo parlare un po' di fare una parentesi sul trading come attività. Volentieri. E anche sui giovani, ecco, che in questi mercati molto euforici magari iniziano a interessarsi al trading, all'analisi tecnica, e magari rimangono abbagliati senza valutare esattamente cosa significa questa professione. Tu che hai esperienza in questo ambito, vuoi portare un contributo? Caro mio, qua ci vorrebbe veramente due giorni e mezzo, che è un tema che mi sta proprio particolarmente a cuore. Poi non so se sai, ma insomma io collaboro anche con alcune università, abbiamo dei progetti con dei ragazzi. Fra l'altro dico questa, che è carina, al prossimo evento che stiamo organizzando, che si chiama Investing Room, abbiamo coinvolto anche dei ragazzi dell'Università di Cosenza. Io questo è stato fatto un campo estivo con loro, insomma uno stage con questi 70 ragazzi più meritevoli dell'università. Insomma, il professor Piluso, abbiamo pensato, io ho detto, ma sai che possiamo fare? I tre ragazzi più meritevoli di tutto il master, di tutta insomma questa iniziativa, li portiamo a Roma, gli facciamo fare una presentazione a loro in modo da dare visibilità, anche soddisfazione, no? Questo è un po' uno dei miei obiettivi, no? Provare a aiutare i ragazzi a fare un percorso verso questo mestiere che sia un percorso ragionato, no? Un percorso intelligente, senza farsi attrarre da purtroppo le tante sirene, no? Che ci sono in giro. Se apri, se ti capita mai di aprire un social, c'è veramente il peggio del peggio, no? Certo. Fai soldi senza soldi, tutti fanno i soldi con le cripto, sei l'unico deficiente che non li fa, io sono milionario, so con la mano di Lamborghini, insomma proprio il peggio della natura umana è lì. Il tema però qual è? Che se ste schifezze non funzionassero, alla fine tu li vedi due giorni queste pubblicità e poi spariscono. Invece in realtà questi ci mettono dei budget importanti, non queste sponsorizzate, quindi mi viene a pensare che funzioni, no? questi gretti modi di promozionare il trading. E questa è una cosa che mi sta molto a cuore, perché macchia, no? Un po' il nostro settore, nel senso che chi non mi conosce dice, ah, ma tu sei quelli che ti propongono, ti chiamano a casa, non so se ti è mai capitato. Sì. Ah, io sono il consulente trading, fai soldi. E quello è svilente proprio in termini per tutta, no? La nostra categoria, perché tu magari ti fai abbindolare e poi dopo questa esperienza negativa metti una croce nera su tutto il mondo del trading, no? Non facendogli tutto un erbo un fascio, perché ho avuto un'esperienza negativa e quant'altro. Quindi è un mondo per certi versi affascinante. L'idea, non so se i ragazzi magari hanno visto Wall Street, The Wolf of Wall Street, tutte queste robe qua, è molto iconica, però alla fine è molto più complesso di quello che sembri. Perché? Perché dietro una meccanica semplice, se ci pensi, è un mestiere banale, no? Devi comprare un asset a un prezzo basso e venderlo semplicemente un po' più alto, cioè nella meccanica è piuttosto semplice, no? Però in realtà sì, dietro ci sono una serie di componenti, soprattutto di carattere emotivo, comportamentale, che poi alla fine pregiudicano il risultato. Morale a favola: 90% dei trader privati perde, e questo è una cosa che bisogna dire, no? Con onestà. Quindi è un mestiere dove quasi tutti perdono. Cosa ci vuole per farlo in maniera proficua? Tante doti, fra cui quella, dicevo, anche quella caratteriale, e anche qui dirò una cosa molto impopolare e controproducente per me, che vendo formazione finanziaria: non è un mestiere per tutti. E questo volevo capire, perché no, assolutamente. Ma non perché ci vuole un grande quoziente intellettivo, cioè il prerequisito non è essere particolarmente intelligenti o pronti o rapidi o svelti o con l'occhio allenato o con la capacità di fare dei calcoli veloci, è spesso proprio legato all'ego, no? Perché se hai un ego molto sviluppato, non sei una persona in grado di mettersi in discussione, sei una persona molto rigida, fai fatica, perché sei tu che vuoi imporre la tua volontà ai mercati. Invece i mercati sostanzialmente vanno assecondati, non vanno, come dire, provati a essere comandati. Quindi ci vuole un ego particolarmente, diciamo, elevato, ma flessibile, cioè non essere troppo convinti di sé, non lasciarsi abbagliare dai soldi, utilizzarli semplicemente come uno strumento, non come un fine di vita. Quindi, però queste cose qua le capisci solo dopo un po' di anni, devo dire, perché all'inizio pure ero un mezzo folgorato, che ero molto carico questa roba qua. Poi, come impari? Con le scopole, no? Non esiste una persona che non ha preso schiaffi sul mercato.
E allora gli schiaffi ti possono mettere o KO e non riesci più a alzarti, oppure possono essere un ottimo come dire, strumento per imparare, no? Se prendi quelle cose come delle lezioni, poi piano piano. E prima o poi li prendi, no? Se fai questa attività, diciamo che è difficile, no? Non prenderle proprio. No, ma guarda, io dico sempre che il trading è come andare sul ring, no? A fare un pugilato, arti marziali, quello che vuoi. Cioè, non conosco un pugile che sale sul ring, anche Mike Tyson ai tempi d'oro, no? I cazzotti, qualche cazzotto lo prendeva. Lo prendi, quindi la sofferenza è il prerequisito, nel senso sofferenza inteso come... Cioè, la differenza fra il trading e gli altri mestieri è che se tu, per esempio, sbagli 7 decisioni su 10, in qualsiasi mestiere sei sostanzialmente non sei capace, no? Invece nel trading potresti anche sbagliarne 7 su 10, ma se in quelle 7 sbagliate riesci a limitare il rischio al minimo indispensabile, invece in quelle 3 che riesci a avere l'intuizione giusta, riesci a far, diciamo, allungare il profitto, puoi essere anche un trade straordinario nonostante hai una profittabilità del 30%, e può essere anche una schifezza di trader se invece le indovini quasi tutte, ma poi nell'operazione sbagliata ti rimangi tutto quello che hai guadagnato. Quindi è un mestiere che presenta grande fascino, perché ti consente potenzialmente con piccole cifre arrivare a grandi cifre, perché lo fai da casa tua col pigiama, perché non hai il capo rompimaroni, perché non devi fare il traffico, perché non devi avere il problema delle vendite, perché non devi vendere niente a nessuno in termini di marketing, non c'è il problema del commercialista e tutte queste robe qua. Però dietro a tutte queste robe belle c'è una grande difficoltà, che sei in competizione con una moltitudine di operatori evidentemente molto skillati, e quindi evidentemente non è facile. Perché mi sono avvicinato a questo mondo? Perché mi piaceva molto l'idea della competizione, una competizione sana. Io in realtà, quando ho iniziato, avevo anche idea di cavalcare una mezza carriera universitaria, quando ho finito l'università, però mi stimolava molto la sfida, no? E se ci pensi, il trading è il mestiere più sfinante che esiste. Che tu ti piace, accendi la tua piattaforma e sei in competizione con gente anonima, no? Perché tu non sai con chi stai, chi ti ha servito le azioni. Il tema qual è? Che se io domani, che ne so, vendo le Fiat, le vendo a te, io penso di essere stata la persona più intelligente del mondo, e penso, ma pensa quel cretino che si è comprato le mie Fiat che adesso scendono. Tu pensi esattamente l'incontro, chi è quell'imbecille che mi ha venduto le Fiat che adesso inizia a salire? Quindi ci deve essere un pensiero contrapposto fra due persone, la caratteristica di due persone che entrambi pensano di essere particolarmente furbe. Chiaramente uno dei due si sta sbagliando, e questo è un po' il tema del trading che lo rende anche un mestiere così. Quindi poi il problema è che, voglio dire, più operazioni in guadagno fai, più cresce l'ego, e quindi poi più diventa difficile, diciamo, rendersi conto che magari nei precedenti c'è stato qualche errore, ma hai avuto fortuna, e magari poi dopo controllarsi diventa sempre più difficile. Quindi, almeno nella mia esperienza, la psicologia o comunque il comportamento è stato sempre la determinante per portarmi ad abbandonare, ecco, questa attività quando l'ho fatta. Guarda, il problema io scrivo proprio nel mio primo libro, che ho scritto forse quasi 20 anni fa, si chiama Il Trading Part Time, che avevo scritto proprio dopo il 2001, ti ricordi la bolla speculativa, certo, e quant'altro? E anche il logo SS nasceva proprio da qua, perché io avevo cominciato e mi ero proprio lasciato prendere, no, da sta cosa che io avevo fatto nel giro di pochissimo, avevo pochi soldi perché ero un ragazzo, chiaramente. Diciamo, avevo una moto, insomma, questi soldi della moto li avevo messi in maniera molto garibaldina sul mercato, ma senza avere chiaramente così era un po' folgorato dal sogno. Insomma, la favola, sti soldi nel giro erano milioni di lire. In realtà, i soldi erano l'epoca del cover warrant, di queste cose. Esatto, e io quelli cover warrant li ho cavalcati, ho fatto due idee da molto bene, no? C'era anche un po' dei piccoli arbitraggi che si riuscivano a fare, insomma, era abbastanza facile, tra virgolette. Il problema è stato proprio quello che quando tu inizi troppo bene, dici, quello va a lavorare, guarda sto deficiente che va a prendere 1000 euro al mese, si fa un mazzo così, io qua smanetto, all'inizio era così, effettivamente. Allora ti gasi, ti carichi a pallettoni e diventi anche... devo dirti anche socialmente molto così, anche sgradevole, no? Perché poi sai, c'è modo e modo di fare le cose,
Io però nella mia natura cioè dentro di me mi sentivo un po', non so come dire, i miei valori non erano allineati esattamente a quello che stavo sviluppando. Comunque, un'ora fa ho preso delle botte, poi che ho perso tutto quello che avevo guadagnato nei mesi prima, però in tempi molto più rapidi, e da lì ho detto, cavolo, È tempo di tornare indietro è tempo di così, ho cercato di salvare me stesso, ma non tanto da un crack economico, no? Perché quando sei ragazzo è relativo, da un crack emotivo, perché adesso non so spiegare alle persone che non fanno trading il malessere proprio fisico, no? Che provi quando fai una sciocchezza sui mercati, quel senso di colpa struggente che ti attanaglia così. Poi quando diventi più grande diventa anche complicato perché magari ti ha prestato 5.000 euro tuo padre, dice cazzo, come glielo dico che così. È veramente una sensazione molto sgradevole proprio a livello fisico, no? Poi la somatizzi proprio e quant'altro. Però se sulla base di quel dolore, no? Quel dolore anziché diventare un modo per farti scendere più giù, scendi giù, ma poi, per esempio, quando vai sott'acqua e poi risali. Se risali e riesci a mettere la testa su, tanti non ci riescono perché non poi lasciano perdere. Io ho messo la testa su perché mi ha salvato il salvagente, che è stato anche un po' il mio spirito di, come dire, quello che avevo dentro e mi piaceva troppo, no? Questo mestiere, ho detto non lo posso lasciare, che io proprio mi piace. E quindi da qui è nato SOS, è nato il salvagente, poi sono nate una serie di cose, insomma, anche dei progetti imprenditoriali all'atere. Che però insomma la peculiarità era sempre la stessa, cioè tutto alimentato da una grossa passione e da una voglia anche di mettersi in gioco anche con dei progetti imprenditoriali che insomma che poi sfidassero anche questa mia voglia di mettermi in gioco, di imprendere, di anche mettermi in discussione, no? Perché poi quando ti metti in pubblico devi essere anche pronto a magari adesso il commento di uno e dice sei un deficiente, Mi hai fatto perdere, certo. Deve essere pronto anche a subirlo, no? Se no, se non vuoi subirlo, ti metti a casa tua e ti fai affari tuoi. Quindi anche i feedback negativi, quando sono onesti, vanno bene. Però, insomma, poi su questo avere un tasto un po' dolente, nel senso che adesso anche sui feedback, che sono un bel meccanismo, adesso sono anche un po' sputtanati perché poi sai c'è una pletora di persone che lavora anche con questa roba qua e quindi diciamo lo utilizzano più come uno strumento di sano, ma come uno strumento diciamo, un po' patologico, cioè noi ci chiamano le persone e ci dicono ah se non mi regali il servizio, se non mi mandi a casa il Metto una link, recensione ti faccio una negativa. recensione negativa, ti sputtano sul web, cioè è che io dico uno così e Complimenti, sì, capita. certo, ci sono le deviazioni in tutti i sistemi. Capita spesso, però sono io un piccolo. Beh, però diciamo è un esercito, un piccolo esercito di persone che comunque, cioè, Fastidioso, scusa, però tanto è piccolo quanto fastidioso. fastidioso, nel Ah, senso che no, a dico, me. no, cioè, dall'altra parte c'è un esercito, voglio dire, comunque nutrito di persone che ti apprezzano e quindi ti difenderanno Il tema, sai qual è, assolutamente. Giovanni? Che se tu sei una persona, cioè se io adesso sono SOS è online dal 2000, Sì, infatti, SOS. SSD. probabilmente è uno dei pochi che è online da quella data. Esatto, è stato credo forse uno Batte Finanza Online che poi hanno cambiato tutti i proprietari, forse adesso non vorrei dire una sciocchezza fra i primi. Allora, se sei un cazzaro, ok, un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, però difficile, no? Che ti autoalimenti per 20 anni, ma poi alla fine, insomma, di faccio. Cioè uno può perdere tutto, no? Perde i soldi e tutto, ma la faccia non si può perdere che ne è una, no? I soldi li puoi perdere, ma poi li rifai o non li rifai, però la faccia è una, quindi la faccia è la cosa più importante che uno ha e uno deve andare, insomma, se ci sento dei ragazzi, questa è una cosa che non si può mai barattare, no? Mai mettere la propria credibilità in mezzo o metterla a rischio per raggiungere un progetto. La faccia è una e va molto salvaguardata, è l'unica cosa che bisogna veramente salvaguardare. Certo, la faccia, la propria storia e insomma crearsi una storia di rispettabilità, di comportamenti etici Credibilità, corretti e esatto. insomma mai anche. Non è detto che in questa strada non ci siano degli errori, perché voglio dire, Ma certo, può ma capitare a certo. tutti di fare degli errori, ma voglio dire, va sempre apprezzata la storia di una persona e quando una persona ha una storia lunga come la tua, ovviamente, non possiamo che
insomma, tutti farti complimenti. Quindi, comunque, voglio dire, esistono una serie di trader che guadagnano, anche questo bisogna dirlo. Esistono una serie esistono, di trader. Saranno. No, esistono, però devo dirti anche qua, devo essere molto onesto, la maggior parte dei trader che conosco che guadagnano sono trader sconosciuti al grande pubblico. Okay. Nel senso che non hanno voglia di mettersi in mostra e quant'altro. Quindi, e anche qui lo dico ancora una volta a scapito mio, no? Nel senso che, come sai, organizzo anche eventi e quant'altro, quindi però molti trader che conosco, profittevoli, non, cioè, se non hanno la pubblicità, certo. Non hanno, fanno affari loro, cioè, fanno le cose loro. Molti trader visibili e anche con un certo standing, secondo me, sono molto, c'è molto marketing dietro, c'è molto lavoro di marketing dietro, anche fatto bene, però poi nella sostanza semplicemente dicono quello che le persone auspicano sentirsi dire, cioè, capito, entrano in empatia, cioè cercano di entrare in empatia con le persone che dicono: ah, ok, le persone vogliono che io gli dica questo, io gli dico questo, gli faccio proprio un bel funnel dove li faccio entrare, poi li pelo bene bene e quant'altro. E poi c'è una piccola parte di trader che invece è proficua, magari non ha quell'equity line, sai, del 100% all'anno, però sono delle equity line lineari. E poi, secondo me, è quello il tema, no? Il trading non ti deve cambiare la vita. Il trading è un mestiere come un altro, dove semplicemente devi avere la capacità di ottimizzare le risorse che hai, e chiaramente devi avere un capitale di partenza, no? Perché poi il tema è quello là: se tu parti con 1000 euro e fai anche il 50% all'anno, cioè, come ci vivi? No, è che ci vivi, al netto delle imposte è più la smazzata che ti fai l'elettricità e tutte queste robe qua. Questo non vuol dire che con 1000 euro non bisogna cominciare. Anzi, bisogna cominciare, ma quello è un passaggio, no? Per capire se effettivamente hai il talento per andare avanti, no? Quindi non deve essere una barriera all'ingresso. Anzi, chi inizia con un capitale rilevante, è una cosa scorretta, no? È un modo per mettersi alla prova. Poi piano piano devi scalare sempre di più su questo, su quanto capitale mettere e quant'altro. Insomma, anche sono delle fissazioni che ho scritto anche in altri libri e quant'altro. Fondamentale, no? Capire all'inizio quanti soldi ci devi mettere in attività, perché poi quello ti pregiudica. Se ce ne metti pochi, non sei abbastanza committato e fai le cose un po' da gambler. Se ce ne metti troppo, subisci troppo la pressione. Mm-hmm. E quindi sono tutti temi non molto, vedi, questi non sono temi molto orecchiabili, e non piacciono alle persone stare lì a ragionare, a valutare un po' di cose. E invece alle persone spesso piace farla facile, no? Cioè, dire: ok, diventa ricco poco tempo. Sì, gli schemi per diventare ricco, diciamo che sono molto allettanti. Io non ho ancora trovato uno. Diciamo che mi ricordo benissimo, no, quando ho finito l'università, cioè quando ho chiesto la tesi al mio professore all'università, mi ricordo che andai lì e gli dissi: ma cosa vuoi fare la tesi? Ma qualche metodo per diventare ricco, per fare tanti soldi. E gli disse: guarda, quando lo trovi, torna, perché insomma anche io lo sto cercando tutta la vita e non l'ho ancora trovato. Diciamo che me la ricordo sempre questa frase, perché era molto ovvia, ma è stata molto... Sì, no, ma... Però poi è molto facile credere invece a delle storie diverse, perché comunque ci vogliamo credere. Ma il tema, sai qual è? Che è sempre lo stesso. Se ci sono venditori di fumo di successo, vuol dire che ci sono tanti compratori di fumo. Certo. E questo è il tema. Adesso tutto il mio disprezzo professionale per chi illude le persone, poi soprattutto adesso c'è questo tormentone, soprattutto sui ragazzi, no? Chiaro. Vedo su Facebook delle cose proprio aberranti, delle pubblicità per cognome, quindi non lo so se... sì, no, ma guarda, quando si prendono per il culo i ragazzi è una cosa che mi irrita particolarmente, perché capisco, cioè non capisco, però se c'hai 50 anni ancora credi alle favole, sai, è pure un problema tuo. Ma se sei un ragazzetto, magari stai adesso, vuoi crescere, cioè hai quello spirito, no? Hai quella voglia, e ti viene e vieni fregato da qualcuno perché ti frega, sai, i 500 euro, i 600, proprio anche il business dei rubagalline, no? E no, quello mi infastidisce terribilmente, perché là veramente butti dell'acqua gelata sulla fiamma di un ragazzo, è odioso, quello proprio non lo tollero. Però c'è, cioè, il tema è sempre
Giovanni, se tu il tema della cultura finanziaria, no? Che è banale, nel senso che se tu mi proponi un deal che è troppo vantaggioso, cioè mi dici, senti Pietro, vuoi fare questo investimento, guadagni il 100%, ma il rischio di perdere soldi non esiste. Io strabuzzo gli occhi e dico, che cavolo stai dicendo? Cioè, non funziona così. In finanza, diciamo, c'è un semplice trade-off, rischio di rendimento, non puoi guadagnare tanto se il rendimento a te può essere alto se il rischio è basso. Quindi, capito questo concetto, già abbiamo fatto metà del lavoro. E poi bisogna stare lì, sbatterci la testa e conoscere le cose, no? Perché pure se tu mi parli di una disciplina che non conosco e mi racconti solo la tua visione per vendere e io mi fido, il problema è pure mio che mi fido, nel senso che prima di comprare magari mi vado a vedere altre fonti, mi faccio le mie ricerche e quant'altro. Quindi, come tutti i mestieri, diciamo, ci sono i furbi, ci sono anche le persone per bene, però è un mestiere dove l'acchiappatonto è molto, poi ripeto, se ricordo possiamo entrare in mille discussioni, perché voglio dire, poi c'è anche il regolatore che è molto, cioè, è molto vigile su alcune cose, su altre invece non interviene, quindi, però insomma sì, l'educazione finanziaria ai figli è sicuramente qualcosa di importante, no? Sì, ma sai perché, Giovanni, se ci pensi, no, anche tu hai figli, se ci pensi, chi è che ti insegna la finanza personale? Possono essere tre i canali, se ci pensi, o la scuola tradizionale, no? Le formazioni tradizionali, no? Vai a scuola, all'università, anche all'università, c'è mai stato un corso che ti insegna come fare i soldi, cioè come gestire i soldi, ma neanche come aprire un'azienda, come aprire una partita. Ma no, non sono argomenti. Ma assolutamente, ma se io penso, quando adesso avevo una collaborazione universitaria, ho proposto un corso molto, molto borderline, chiaramente sono stato bocciato perché è un corso molto secco, no? Come fare soldi in borsa si chiamava, no, fare soldi, cosa, Satanasso, fate retro, così. Ma era una provocazione nella sua brutalità, no? Nel senso che poi quello, diciamo la verità, chi è che non ha avuto lo spaesamento dopo la laurea, così si svegliava la mattina, c'aveva un suo bel cappellino, dice, ma cavolo faccio con tutte? Io ho fatto economia aziendale, ho fatto un master in finanza, ho fatto insomma la formazione tradizionale, no? Però quello smarrimento finale dopo ogni corso di laurea è sempre stato, ma che cavolo faccio? Da dove si comincia? E così, quindi ricapitolando, chi ti insegna la finanza personale? Ma anche le cose banali, no? L'interesse composto, queste cose qua, chi è che te le insegna? A scuola e i corsi di lezione no. In famiglia no, perché le famiglie medie non si parla mai di questa cosa, no? Dei soldi, è sempre un po' sgradevole, cioè si parla spesso di soldi perché non ce ne sono, però di cultura finanziaria non se ne parla, no? In famiglia è difficile che tuo padre dica, siediti figlio mio, siediti qua che ti voglio spiegare un attimo la magia dell'interesse composto, non è una cosa che si fa, o tre con l'autoformazione, però come detto prima, e torniamo al tema di prima, vai su internet, corso per finanza personale, e ti trovi i primi cinque che hanno messo un budget alto e ti vogliono fottere chiaramente. O comunque vogliono, certo. Esatto. Ma senti, invece, hai notato, visto che tu hai un osservatorio, diciamo, visto che fai formazione, così, hai notato qualche differenza nei giovani d'oggi che si approcciano al mondo finanziario? Ho visto anche l'euforia, insomma. Molta, moltissima, tantissima, e su tre temi. Il primo sono gli strumenti finanziari. Quando io ho cominciato, si facevano per lo più azioni, no? Azioni future era già secondo me più alte, diciamo, dei mercati finanziari tradizionali, perché non solo ci vuole competenze finanziarie, ma spesso ci vuole anche competenze diverse, tecnologiche, cioè tutto, bisogna capire dei progetti e anche competenze informatiche, lato mining, non è solo finanza. Però i ragazzi, in particolare con le cripto, sono degli integralisti, nel senso che non gli puoi dire no, ma guarda, bene le cripto, ok, però guarda che c'è anche questa roba qua, no? No, ma che stai di quello, sei vecchio, sei un dinosauro, dove e quindi così, quindi c'è un problema di strumenti. Di strumenti, poi due, c'è una questione tecnologica, nel senso che adesso è successo qualcosa di straordinario in America. Non so se segui la piattaforma Robinhood e similari. Esatto, queste app sostanzialmente hanno avvicinato molto anche i ragazzi al mondo della finanza con investimenti ridotti, e quindi la tecnologia
ha reso molto più vicino il... Ciao Maurizio, scusa, faccio i saluti perché conosco tutti nella chat. Maurizio è un mio compagno di birretta. Grande. Tra l'altro appassionato di trading e posso dire abbastanza esperto sul tema. Beh, lo saluto allora. E dicevo, uno strumenti, due tecnologia, adesso i trader, diciamo, della nuova generazione fanno tutto col cellulare, vedi la postazione, cioè io con certo monitor non è più una cosa che va di moda, e poi tre, il movente con cui si avvicina al trading, il movente nostro, cioè della mia generazione, è più un fatto di passione, no? Invece adesso è spesso il piano C, nel senso che soprattutto con la pandemia ho perso il lavoro, piuttosto che non so che fare, sto a casa chiuso, e, capito? Non nasce il primo trade da una passione o curiosità, nasce perché sostanzialmente stando da casa, che non c'è un cavolo da fare, quant'altro, con 200 euro... puoi cominciare, però capito, è un piano, hai già provato altre cose, non riesci a farle perché o non hai soldi o non hai, oppure non sai come iniziare, inizi da sta roba qua, ma non perché nel tuo DNA, perché diciamo a scalare è la terza scelta. Quindi ci sono molte differenze, strumenti, tecnologia e movente sono totalmente diversi dalla mia, ma anche dalle generazioni dei millennials, che comunque hanno già fatto un po' di strada rispetto a proprio gli ultimi, che sono entrati anche con l'ondata della pandemia, perché sai che c'è stato un boom di apertura conti fra aprile e maggio del 2020. Pazzesco. Di persone sostanzialmente annoiate, più che, cioè, aprivano il conto non perché sapevano che riuscivano a spostare la bilancia probabilità alla propria parte, ma semplicemente perché erano... Insomma, cosa fare, diciamo, annoiamo il tempo, facciamo qualche trade. Esatto, avevi tempo e ti mancavano i soldi. E dice ok, meglio mancavano i soldi che probabilmente stare in cassa integrazione o... Sì, poi negli Stati Uniti quando arrivava, diciamo che c'erano dei movimenti, dei rialzi sulle cripto, anche sui mercati, quando arrivavano i sussidi governativi, no? Quindi c'erano questi movimenti strani in cui all'arrivo del sussidio governativo il Bitcoin si impennava, quindi molto particolare. Sì, quello fotografa anche una certa irrazionalità, però Giovanni sei meglio di me perché più o meno abbiamo la stessa età, che poi nel lungo termine questa gente qua è destinata, ahimè, a essere spazzata via dal mercato, perché il colpo di fortuna ti può andare bene un anno, due anni, tre anni, ma alla lunga non ci vedi mercato se fai il gambler, sicuro. Ok, sì, no, sicuro, certo. Senti, volevo tornare un attimo al libro e all'argomento, diciamo, un po' lo strumento che tu scegli, che è quello di investire in ETF, sì, ma sui megatrend, no? Quindi scegliendo... diciamo dei settori che in teoria dovrebbero orientare il futuro. Mi chiedeva Emilio, che poi in chat è presente, sono tra gli ascoltatori, siamo sicuri che i megatrend identificati nel libro siano validi su un orizzonte temporale così lungo? Vuol dire, perché hai scelto i megatrend come settore investimento? Potevi semplicemente dire, vabbè, investi su un ETF mondo piuttosto che sul Nasdaq o Standard & Poor o l'Eurostock, quello che è, e magari eliminare una parte di rischio o comunque dare un rischio, un profilo diverso al tuo portafoglio. In parte lo fai, nel senso suggerisci delle alternative, suggerisci tre portafogli con, sì, libri diversi, tra azioni, megatrend, però mi sembra che tu in privato o comunque sul tuo portafoglio usi proprio i megatrend, 10 megatrend. Assolutamente sì. Ma ti confermo questa filosofia di investimento e perché hai scelto questo? Guarda, anzitutto ringrazio Emilio perché la domanda è del tutto corretta, forse quella, l'osservazione mi viene più spesso avanzata. No, il modo tradizionale, il pack, il piano di accumulo, dice tu prendi qualsiasi indice a caso, sostanzialmente che abbia dentro un benchmark delle azioni mondiali, l'idea è che le azioni nel tempo crescono, quindi fra 10-15 anni la storia è cresciuta. Secondo me siamo, proprio te la dico proprio velocissimamente, no? Siamo in uno snodo fondamentale. La pandemia non ha fatto che accelerare una serie di processi, no? Queste onde inevitabili del cambiamento, no? Che sono esattamente questi megatrend. Che cosa sono? Sostanzialmente quei cambiamenti che per una serie di ragioni ineludibili sono quasi inevitabili. Allora pensa ad esempio alla transizione verde, no? Tu per esempio ti immagini che fra 2 anni, 3 anni, 5 anni vai in giro con la macchina diesel, oppure vai in giro con una macchina con energie alternative a quelle, ai idrocarburi tradizionali. Fra
che ne so, fra 5 anni, fra 10 anni, immagini che il problema, ad esempio, delle risorse scarse, dell'acqua, oppure della transizione anche legata alle risorse che si stanno esaurendo del mondo, si risolve? E come si potrebbe risolvere questo problema magicamente, no? Se ormai l'impatto dell'uomo sul pianeta è evidente, no? Oppure pensi che la demografia cambi, cioè i flussi che stanno vedendo una parte del mondo che cresce, una decresce, e quindi una parte del mondo destinata a consumare, cambi, oppure no? Cioè ci sono delle, oppure la digitalizzazione, la cyber security, cloud computing, il cloud computing, tutte queste robe qua, cioè mi sembra che senza essere un grosso finanziere, un grosso, come dire, un visionario, no? Uno oltremodo, futurologo. Sì, sono robe che stanno là, sono robe che è quello, no? Il solco. Poi non è che salirà tutto. Questo che forse voleva dire Emilio, cioè magari salgono molto adesso perché, voglio dire, sono le cose nuove, no? Ma magari in questi prezzi già scontano il futuro da qui a 10 anni, quindi come facciamo a pensare che per 10 anni in realtà... No, secondo me a 10 anni non lo scontano, nel senso che io mi immagino delle... Ma 18, 20, quello che è l'origine. Sì, no, diciamo nel lunghissimo termine, non credo che nei prezzi ci siano i prossimi 10 anni, nei prezzi c'è un futuro abbastanza recente. Io mi immagino che questi temi andranno così, cioè il grafico inizierà dal basso a sinistra e poi finirà in alto a destra. In corso però d'opera ci saranno delle grandi escursioni, no? Dei grossi drawdown, che tipicamente sono fastidiosi per chi fa un investimento tradizionale, no? Il drawdown sarebbe la massima perdita, il massimo guadagno. Invece per chi fa un piano di accumulo lungo, la volatilità è una grossa opportunità, nel senso che tu, per esempio, pensa banalmente al Bitcoin, no? Il fatto che il Bitcoin sia, immagino se uno riesce a ricordarsi andamento banalmente gli ultimi 5 anni, il fatto che quando il Bitcoin, che ne so, è sceso a 10.000 2 anni fa, uno diceva, ah, sono rovinato, ho perso quasi tutto. Invece in realtà, se tu hai un piano d'accumulo di 10 anni, il fatto che il Bitcoin abbia queste terribili escursioni per chi lo fa nel breve, è una grande opportunità, no? Perché se tu pensi che alla lunga sale queste escursioni ti consentono di comprare a prezzi più bassi, e quindi è una grande opportunità. Detto ciò, io credo profondamente nei megatrend, che però, diciamo, come unico disclaimer hanno vari disclaimer. Il primo è non battezzarne uno e pregare che vada bene, no? Io nel mio libro ho battezzato, cioè diciamo ho comprato 10 megatrend diversi, e questo, diciamo, quindi diversifico su varie onde del cambiamento, quindi non punto solo su una. Due, essere pronti a cavalcare una nuova onda, no? Che sta crescendo, perché il fatto che, cioè, io non mi immagino che questo portafoglio lo porto fino alla fine per 15 anni, cioè sono pronto anche a fare dei cambiamenti, no? Adesso ti anticipo che il mese prossimo farò il primo cambiamento dell'asset allocation iniziale, perché avevo dentro un ETF sull'e-gaming, sai, su tutte quelle aziende che fanno il business e questa cosa qua. Adesso, secondo me, in Cina c'è stato un evento un po' game changer, e quello, secondo me, non che non creda più in quell'ETF, però secondo me ce ne sono altri che in questo momento, cioè, che mi sento adesso di preferire. Quindi l'asset allocation è più o meno, cioè il pack non vuol dire che tu sostituisci continuamente quello che c'è dentro, no, l'idea del pack è di un bel cuore che rimane dentro e poi delle piccole sostituzioni, però bisogna essere anche pronti a fare farai? Uno switch, quindi cioè sospenderai quello sul gaming e aggiungerai uno nuovo, oppure... Esatto, rimangono sempre 10 gli ETF. Ah, quindi lo sostituirai, cioè venderai quello sul gaming? Venderò quello sul gaming e ne metterò un altro, insomma, adesso ho 2-3 idee, è la prima volta dopo. Il pack è partito a 13 mesi, questo è il 14° mese, poi chi ha letto il libro, ripeto, c'è proprio i soldi miei che in automatico, perché poi non voglio spoilerare troppo, ma la cosa carina è che una volta fatta la routine, cioè c'è una procedura che con una banca online tu gli dici, guarda, ogni primo del mese comprami questa roba qua, basta, io non ne voglio sapere più nulla, che poi quello è un po' il tema, no? Nel senso che tutti hanno avuto quell'idea di mettere un po' i soldi da parte e investirli in automatico, però poi dopo un po' ti smaroni, ti dimentichi, tutta questa roba qua, invece in questo modo la tecnologia ti aiuta. E quindi sì, i megatrend secondo me
qualcosa nei prezzi è scontato, ma sono talmente inevitabili, cioè, che so, il tema della cyber security, no? È un temone, cioè ogni giorno si parla di questa roba e vedrai che se ne parla sempre più della protezione dei dati, di quanto le aziende che vanno a lavorare su questo business. Sì, è il tema in questo momento. È il tema, e poi è legato, se ci pensi, al cloud computing, perché i dati vengono archiviati c'è sempre il problema che ogni giorno i data center aumentano e quindi ci sarà bisogno sempre di una maggior capacità di fare i dati, che poi a sua volta è legato col mondo della digitalizzazione, quelli che fanno gli hardware, altro megatrend. Perché un'altra cosa che bisogna capire, soprattutto nel mondo digitale, i megatrend spesso sono uno ancorati all'altro, cioè sono uno un po' conseguenza dell'altro, e quindi si autoalimentano a vicenda. E quindi però anche lì è importante la correlazione tra i vari trend, perché nel bilanciamento di un portafoglio bisogna un attimo capire come... Esattamente, certo. Chiaramente la parte tecnologica, e questo lo scrivo anche bene nel libro, la parte di tecnologia americana in dollari è predominante, no? Perché chiaramente molti leader di mercato e quindi i più esposti negli ETF sono chiaramente delle aziende importanti. Dice sì, però la Apple di turno ha fatto 10 per negli ultimi 10 anni, è cresciuta tantissimo. Il fatto che sia cresciuta tantissimo non è di per sé una cosa sgradevole, perché il fatto che sia cresciuto tantissimo non esclude il fatto che continua a farlo, no? Ma anche se lo faccia su e giù, il tema non è beccare un'azione che va per 15 anni su, il tema è beccare un'azione che abbia quell'impostazione inevitabile, perché sono proprio le onde sociali del cambiamento che la spingono, ma fra alti e bassi, no? Quindi anche il mondo blockchain mi piace molto. Non l'hai inserito. Come? Non l'hai inserito tu tra i 10, giusto? No, non l'ho inserito, poi spiego perché il Bitcoin lo tratto in un altro modo, però è uno dei candidati. In realtà il mondo blockchain, in questo momento su Piazza Affari non c'è un ETF molto efficiente, perché poi il tema... investi solo su Piazza Affari. Ho deciso di investire solo sugli ETF di Piazza Affari per due ragioni. La prima perché è evidente che per un pubblico retail puoi andare solo su ETF armonizzati. Adesso non mi dilungo sulle... Sì, ma è tutto spiegato. Esatto. Quindi armonizzato vuol dire che è fiscalmente anche più efficiente e quant'altro. E due, perché volevo rendere il libro fruibile anche alla casalinga di Voghera di turno, no? Che tipicamente magari non ha l'accesso al DAX oppure alle cose americane e quant'altro. Cioè volevo fare una cosa molto, molto semplice. Sì, automatizzabile, facile... Esatto, molto semplice, con dei costi ragionevoli e tutta questa roba qua. Poi tutto sommato gli ETF di Piazza Affari, certo, sono meno liquidi oggettivamente, quindi c'è un problema chiaramente di un po' di slippage. Però sai, nell'arco di 15 anni che poi ti cambia troppo. E poi il problema degli ETF, diciamo, uno dei problemi più grossi di ETF in Italia è che non tutti sono a capitalizzazione. Alcuni che mi piacevano sono a distribuzione. Per farla breve, non voglio entrare troppo nel tecnico, la differenza con ETF a capitalizzazione e distribuzione è che quello a distribuzione ogni X mesi ti stacca il dividendo, cioè ti dà delle cedole che sono non altro che le cedole che staccano le azioni all'interno del quale sono gli ETF, che per una persona normale è cosa buona e giusta. Per chi fa un piano accumulo no, perché il senso del piano accumulo è sempre capitalizzare i profitti, quindi fare interesse su interesse. E quindi non mi piacciono per un piano accumulo gli ETF a distribuzione, e per questo ci sono alcuni ETF sui megatrend che sono buoni, per esempio quelli sull'acqua, però sono quasi tutti a distribuzione, più liquidi sono a distribuzione, quindi non li ho potuti mettere per questioni di carattere tecnico. Detto ciò, vedrai che il mondo degli ETF in Italia esploderà più di quanto è già esploso, e quindi vedrai che si concentrerà, secondo me, ci saranno meno emittenti, perché adesso si è anche un po' spalmato troppo, no? Ci sono 200 ETF sullo stesso benchmark, certo. E vedrai che il mondo degli ETF tematici, siamo tematici quelli legati, certo, quello più a megatrend, avrà, secondo me, una bella crescita, e quindi ci saranno più chance per noi. Quindi l'idea di fondo è che qualsiasi idea di investimento può essere replicata con un fondo passivo, e a zero costo, cioè a costi bassi, con una grande efficienza, e tutto sommato, a parte, diciamo, il nodo della fiscalità, che anche lì è un nodo piuttosto teorico per chi fa un pacco di lunghissimo termine e quant'altro, ma il problema della fiscalità poi lo spiegherò, insomma, nel libro. Insomma, gli ETF sono, secondo me, degli strumenti che hanno
che possono avvicinare anche le persone più scettiche anche rispetto al mondo dell'industria di risparmio gestito, giustamente scettiche. Certo. I costi. Ma è un tema che abbiamo affrontato spesso. Mi dai un assist, visto che sei un appassionato calcistico, per parlare di un bellissimo libro di Gabriele Belelli che ha scritto sugli ETF, un manuale molto completo, che so che sarà... che è un tuo amico e che sarà ospite di Investi in Roma, questa manifestazione. Molto amico mio. Pensa, vedi, pensavo alle persone che stavamo dal 2000 insieme a me, forse solo Gabriele, ma siamo amici da 20 anni, ma anche al di là della professione, insomma, ci vediamo anche in situazioni, diciamo, private e quant'altro, siamo veramente, diciamo, amici da sempre, lo stimo molto, lo apprezzo molto. E tra l'altro presenterà un libro sui certificati, mi sembra di capire, oltre... Ma aspetta, Gianni, sei proprio sul pezzo, sai tutto. Sì, è vero. Che sarà uno degli altri strumenti che è destinato, voglio dire, ad avere grande risalto. Sì. Un po' diverso. Però è uno strumento di cui si comincia a parlare e sicuramente affronterà molto bene, perché il libro sui ETF, un po' come il tuo, ha avuto tantissimo apprezzamento da parte di tutti. Sì, no, ma Gabriele, vedi, a proposito di credibilità nel tempo, è un ragazzo che, insomma, si è fatto veramente metro a metro, no? E quindi dal 2000 eravamo anche soci in un sito, abbiamo fatto varie cose insieme, no? E la qualità alla lunga paga, parliamoci francamente, se sei una meteora, fai il fuoco e poi sparisci, se sei una persona seria, vai avanti. E poi fatto che davvero abbiamo anche avuto delle cose, che anche lui ha dei figli piccoli, insomma abbiamo tante cose in comune, abbiamo la stessa età, insomma tante cose, insomma sarà anche l'occasione bella per rivederci il 1° ottobre a Roma. Ecco, ci vuoi parlare un attimo di questa esperienza il 1° ottobre, per chi potrà essere in presenza a Roma? Volentieri. Guarda, Emilio ha già scritto che ti porta il libro, vuole una dedica speciale, visto che volentieri, ti ha fatto conoscere a tutto il pubblico di una. Guarda, questa, il firmacopie mi è mancato un sacco, ti dico la verità, sto libro l'unica cosa che mi è mancata è il firmacopie. Gli altri libri sono andato un po' in giro a fare, sai, anche un po' di soddisfazione, a libreria, a fare un po' di firmacopie. Adesso con lockdown ho fatto manco una presentazione a casa mia, proprio zero. Quindi mi manca molto, molto volentieri, Emilio, ci vediamo a Roma. Guarda, il tema di investing è proprio molto, molto semplice. Io sono di Napoli, no? Sono nato a Napoli, mia mamma in realtà è romana, quindi sono stato sempre un po' diviso tra Napoli e Roma. Allora, questo tema dell'educazione finanziaria è sempre stato un po' il mio pallino, no? Cioè l'idea di provare a divulgare temi di finanza operativa. Se ci fai caso, Giovanni, fino a poco tempo fa la formazione si fermava forse un po' a Bologna, nel senso che tutti gli eventi che riguardavano il trading e finanza operativa erano da Bologna in su. E questa cosa, no? Sì, c'era l'IT Forum, il trading online e tutte queste cose. Per carità, iniziative eccellenti, no? Però la cosa che mi stava un po' antipatica è che chiunque dal centro-sud Italia, nonostante siano ragazzi molto talentuosi, dovevano necessariamente spostarsi e fare un sacco di chilometri per andare a sentire il loro trader preferito, il formatore preferito, l'esperto e quant'altro. E allora, sette, otto anni fa, sai che c'è di nuovo? Non capisco perché sta roba qua, devo fare solo al nord. Voglio farla anch'io. Avevo già un'esperienza precedente che, diciamo, avevo fatto delle cose in società con la società di Prima Gestivity Forum, e insomma ho detto, va bene, voglio farla anch'io, voglio regalare nel centro-sud Italia degli eventi gratuiti. Almeno una volta all'anno vorrei che Napoli e Roma fossero il centro della finanza operativa in Italia. E da qui, insomma, è nata questa idea. Ormai a Roma siamo per l'8ª edizione, che a ottobre a Roma e a marzo a Napoli facciamo questi grandi eventi in cui sostanzialmente invitiamo i migliori esperti di finanza operativa in Italia a mettersi a disposizione per un giorno delle persone, come semplicemente divulgando il loro sapere e mostrando in pubblico quello che fanno tutti i giorni da casa, che era esattamente quello che io volevo quando ho iniziato, no? Mi sarebbe piaciuto vedere come si faceva, no? Perché se ci pensi, il processo di apprendimento scala molto quando tu vedi come si fa. E quindi questa è stata l'idea. Poi vedi, lavorare bene negli anni è stato abbastanza facile, oddio facile, insomma, è stato più facile farlo perché io già lavoravo nell'ambiente da molti anni
e quindi sostanzialmente quando contattavo Gabriele, tutti i miei amici erano degli amici, e quindi all'inizio venivano volentieri proprio per l'amicizia, no? Con gli sponsor è stato un po' più difficile, però piano piano siamo riusciti a coinvolgere. Gli sponsor a che servono? A rendere il tutto più democratico, no? Nel senso che non c'è il biglietto d'ingresso da pagare, e quindi dai l'accessibilità a tutto, anche al curioso che magari non c'ha quel budget a spendere informazioni, ma si vuole avvicinare. Quindi gli eventi sono del tutto gratuiti, e questo secondo me è un'ottima cosa, perché, ripeto, anche ai ragazzi che magari non hanno budget, è un modo per avvicinarli a questo mondo qua. Il prossimo, il 1° ottobre, finalmente si ritorna in presenza, e questa è una buona cosa, perché poi la formazione in presenza, secondo me, è tutt'altra cosa. Adesso sarò un po' alla vecchia maniera, ma non so se ti è mai capitato, Giovanni, quando esci da un corso che ti è piaciuto, quell'energia, quel friggicorio che hai è estremamente diverso, no? Rispetto al corso online, dove vengono solo divulgate conoscenze. Invece spesso quando fai un corso bello ti senti proprio bello vivo. Sì, poi voglio dire le conoscenze, le amicizie, il confronto che ne esce da questi eventi. Esatto, poi nasce il networking, poi nasce la collaborazione. Ma figurati, oggi come oggi che siamo stati chiusi in casa, è una roba fantastica. Sì, no, io ci vedo molto. Detto ciò, anche con un minimo di senso pratico, capisco che alcuni non hanno ancora voglia di andare in posti affollati, capisco che alcuni non hanno il Green Pass e tutte queste robe qua, perché chiaramente devo dire che c'è l'obbligo di Green Pass per entrare all'evento, chiaramente. Quindi capisco chi magari sta in Sicilia o a Trento che si rompe le scatole di venire a Roma, anche se lo consiglio, perché potrebbe essere anche una buona cosa fare una gita, un bel sabato e domenica a Roma e quant'altro. Insomma, dai, Paola, una parte dell'evento sarà anche online, quindi una sala sarà streamata, sono 6 sale didattiche, una dedicata alla finanza personale, una al trading operativo, proprio real time, real money, con i trader che fanno soldi, provano a fare soldi in tempo reale, una dedicata agli investimenti alternativi, quindi mondo cripto e tutte queste robe qua, una dedicata all'education al puro, quindi proprio tecniche di trading basiche, e una invece dedicata all'investimento di lungo termine. La sesta è la streaming, la sala streaming, sala che si terrà in presenza, però il cui segnale verrà streamato in remoto. Sia per assistere allo streaming, sia per venire in presenza, si va sul sito investiroma.it, c'è un'iscrizione gratuita, e tutto là, è anche un modo, vedi, per conoscere quella streaming, visto che mi interessa, perché non potrò essere purtroppo il primo. Sì, in alto a destra, che temi tratterà, sarà un po' su tutti. Guarda, trovi tutto il calendario se vai sul sito, sono degli interventi di 30 minuti. E vedi, fra l'altro c'è anche Gabriele, a proposito di Gabriele, ci saranno anche due suoi interventi, c'è uno mio e quant'altro, insomma sono lì, è un po' un, diciamo, non c'è un tema conduttore, ma ci sono tanti spunti dei... Esatto, la cosa carina, vedrai che poi in realtà tutto sarà collegato da uno studio, ci sarà una giornalista che si chiama Annalisa Lo Spinuso che terrà tutto insieme, e vedrai che verrà proprio una bella produzione tipo televisiva, no? Cioè una sorta di accompagnamento dall'inizio con una presentazione, poi ci saranno delle flash interview, cioè finito l'intervento a caldo, tipo dopo, per esempio, il giocatore intervistato appena finisce la partita, a caldo ci saranno i commenti, anche l'interazione col pubblico, se vorrà porre le domande, quindi anche da remoto sarà una bella esperienza. Detto ciò, consiglio spassionato mio, prendetevi un giorno di vacanza per chi lavora e quant'altro, ne vale la pena, è semplicemente uno scambio tempo conoscenze vi assicuro di assoluto valore, e quindi, perché come detto, il biglietto non c'è, bisogna solo dedicare 8 ore di tempo, 9 ore di tempo alla propria conoscenza finanziaria, che è un deal secondo me super comodo e super interessante da fare. Poi è chiaro, bisogna selezionare le cose giuste, che sono ben 36 workshop, e quindi bisogna, insomma, chiaramente se sei uno alle prime armi e ti a vedere la cosa super evoluta, cioè devi capire prima di venire che cosa fa per te, e quindi farti la tua bella agendina e insomma venire preparato dal punto di vista, diciamo, delle cose da vedere, secondo me è una cosa intelligente da fare. Quindi investingroma.it è il sito, tutto qua. Ottimo, 1° ottobre a Roma e poi dopo marzo a Napoli, e così, quindi 2 edizioni all'anno. Top, speriamo sempre in presenza, insomma, che si consolidi
Non so se nei tuoi mega trend c'è anche quello legato un po' a... hai pensato anche qualcosa sull'evoluzione di queste cose, però... Sì, no, il pharma o... C'è questa roba qua, però io credo che ci sono delle cose che non possono essere sostituite alla comunicazione a distanza. Ripeto, è funzionale, no? Però ti faccio un esempio. Due persone che lavorano adesso con me le ho conosciute agli eventi, perché così. E se guardo la lista del fatturato della mia azienda, vedo che i primi tre con cui fatturo di più adesso sono dei player che ho conosciuto, cioè che prima di lavorarci ho conosciuto poi in questi eventi, non i miei eventi in verità, ma altri eventi fisici. Cioè non so come dirti, quando la conoscenza sia assolutamente insostituibile, scali di livello, no? Magari io ci sentiamo per 10 anni via email, via chat, sul cellulare, poi quando ci vediamo, ci stringiamo la mano, ci trasferiamo delle emozioni, no? La famosa non c'è una seconda possibilità di avere una prima buona impressione, quella rimane, poi magari non in termini empatia, perché siamo sentiti 10 anni, ma poi ci siamo conosciuti e ci siamo odorati, oppure magari scatta quell'idillio, oppure no. Non dico che se fai un evento in presenza da domani fatturi 3x e quant'altro, no? Però aiuta. Però aiuta a crescere personalmente, aiuta a conoscere persone, aiuta a farti venire delle idee, esatto. Guarda, là trovi delle persone simili a te, no? Nel senso che, per esempio, che ne so, quando vai, non so se ti è mai capitato, quando vai delle cene di appassionati di tango o di golf, io per esempio non sono né appassionato né di tango né di golf, quindi questi qua sono proprio fissati, cioè che parlano proprio monete. Noi diciamo sui mercati siamo un po' fissati, però fra fissati ci capiamo, sente i nerdoni, sai, quei super nerd che fra di loro si trovano bene. E allora quando sei nella tua area di comfort, ti senti anche più compreso dagli altri, comunque possono nascere delle ottime relazioni. A me sono sempre nato anche perché sono curioso intellettualmente, no? Mi piace, vedi, tu mi hai chiamato l'altro giorno, mi hai detto dobbiamo fare questa cosa insieme, io non ci ho pensato neanche 5 secondi. Grazie, non hai sorpreso. No, ma mi piace scambiare idee, mi piace mettermi... cioè imparare dagli altri, no? Se tu sei sempre sulle tue e non vedi mai nessuno e ti fai sempre gli affari tuoi, come puoi pretendere di crescere? La famosa cosa, no? Se io e te ci scambiamo una moneta, avremo sempre io e te una moneta a testa, se ci scambiamo un'idea avremo due idee, no? La famosa candela, che quando tu accendi la candela degli altri non spegni la luce che hai dentro, cioè che la tua luce, ma accendi semplicemente altre luci, no? Sono le cose un po' trite, però io ci credo veramente profondamente, cioè la condivisione, la collaborazione è assolutamente qualcosa che è orientata in maniera corretta, ovviamente. Chiaro. E poi anche avere un gruppo di pari, di gente che vuole crescere come te, no? Ma guarda, mi ha aiutato tantissimo questa esperienza di una birretta con, mi sta aiutando tantissimo, perché io prima avevo solo il blog, quindi era quasi una comunicazione unidirezionale, no? Quindi io scrivevo, però sì, c'era qualche commento. Invece avere questo tipo di comunicazione con col canale YouTube, vedere i commenti, avere il canale Telegram oggi come oggi, mi ha permesso di moltiplicare e di creare delle vere e proprie relazioni, perché con delle persone mi scrivo, mi sento e ti arricchiscono totalmente, arricchente. Ti arricchisce, perché poi alla fine non so se ti è mai capitato, però non so, spesso cresci con delle persone che poi magari a cui hai un legame affettivo, sai, il gruppo di amici classico, storia a cui vuoi bene essere legatissimo, che però per tante ragioni non ha il tuo stesso boost, no? La tua stessa voglia di crescere, di arricchirti intellettualmente e quant'altro. Quindi li vuoi bene come prima, non è che li vuoi meno bene, però forse ti manca quello scambio di persone che vogliono sempre scalare. E a volte ti senti anche un po' incompreso, perché magari ti sembra che quello di cui tu parli a loro sia totalmente strano, non gli interessi totalmente, no? Esatto. Ma giustamente, perché giustamente, poi magari uno magari c'ha altre robe nella vita a pensare, cioè non è che uno è meglio se è... No. Anzi, no, per certi versi anche questa, io per esempio sono un po' infobulimico, no? Cioè voglio sempre, sono sempre lì, ho quasi questa ossessione, no? di crescere, di informarmi, che manca una cosa bella, cioè non a livello, come dire, di qualità della vita, non è neanche così, non è proprio la cosa negativo, che... sicuramente.
Sì, insomma, è anche un po' ossessionante, no? Sto fatto che stai sempre alla ricerca di informazioni di qualità, di relazioni di qualità. Però a me piace, cioè io quando passo una serata con una persona che mi arricchisce, mi sento, vado a letto e mi sento meglio, mi sento più ricco e quant'altro. E quindi, tornando a noi, a Investing, trovi delle persone che come te hanno deciso di sacrificare un giorno, sacrificare, di investire un giorno in formazione. E secondo me, Giovanni, non siamo in tantissimi che hanno questa indole, no? Questa voglia di crescere. Ma già il fatto che sono persone spinte da un movente così proattivo, no? Di dire, ah, voglio crescere, sai, però non è che voglio crescere a casa mia automaticamente. Oh, mi prendo la metro, mi Prendo, certo, faccio un faccio. piccolo, faccio uno sforzo, comunque Fai uno faccio un sforzo, passo. fai uno sforzo e questo già mi basta, cioè per me hanno già il mio rispetto le persone che fanno una roba del genere. Puoi dire che viene investing e dal giorno dopo diventi un grande trader, ma ci mancherebbe altro, figuriamoci, ma non è Vengo questo il subito, tema. ma non No, ma esiste questa non cosa. è questo l'obiettivo. Però io ti dico che anche quando io ho iniziato, quando andavo agli eventi, sai che acchiappi delle intuizioni, no? Cioè Guarda, no, ti si accende la lampadina, poi magari certe sono allora cartolacce. io in questo periodo si parla tanto, no, di remote working, smart working, quello che è, no? Io faccio sempre il paragone con l'università, no? Quando tu studiavi all'università, almeno nel mio caso, ogni tanto andavi a studiare in sala studi, così, per più che altro per passare il tempo, vedere gli altri, così, no? Però quando andavi a studiare, andavi in aula studi, in sala studi, dove c'erano gli altri ragazzi che studiavano. In realtà magari perdevi un giorno perché andavi lì, andavi al bar, così, però acquisivi un sacco di informazioni su com'era il professore, com'era l'esame, cosa preparare, cosa studiare, confrontandoti con gli altri studenti. Poi magari tornavi a casa e orientavi meglio il tuo studio, no? La stessa cosa anche, diciamo, negli eventi, cioè tu puoi studiare tutti i manuali di trading, così, però se poi vai a un evento e trovi qualcuno che ha già messo in pratica quelle cose, ti può dare quel consiglio giusto, indirizzarti verso una cosa, magari evitarti un errore piuttosto che Sì, darti quella vita, sicuramente ha tantissimo valore, molto più valore di leggere 500 libri e essere perfetto teoricamente. esattamente così. E poi se ci pensi, il trading è una disciplina tecnica, no? Nel senso dove si fanno delle azioni, cioè si compiono delle sequenze di azioni. Allora, se tu le vedi in real time, sicuramente ti aiuta molto di più, no? Perché un conto è la teoria, immagini. Banalissimamente, che ne so, il manuale del Matador, sai, quello là che deve. Se ci pensi, tecnicamente è facile, no? Sarà 3 pagine. Adesso scherzo, no? Però sai, quando ti arriva Sarà sto scritto, codice, se l'ha già scritto qualcuno, se lo faccio io il manuale del Matador. no, per dire, cioè, tecnicamente Sì, il gesto è sarà. facile, no? Fai così, muovi la tendina rossa e dice basta che tu muovi, poi fai un leggero passo sulla destra e quello ti sfila. Un toro di 6 tonnellate ti sfida a 90 all'ora a pochi centimetri. Però è facile, sono 3 cose da fare. Quindi veramente sono 3 cose da fare tecnicamente. Però poi in realtà un conto è raccontarla, no? E un conto poi stare nell'arena dei mercati finanziari. Quanto capisco, tu hai avuto un'esperienza del passato del mercato e mi puoi confermare che un conto è il paper trading, cioè farlo teoricamente Certo. sull'Excel, e poi un conto è quando ci metti i soldi dentro e dici sì, ma è la stessa cosa. Io sull'Excel avrei fatto le stesse cose di quando ci metti i soldi veri. Però chissà come mai i risultati sull'Excel sono buoni e i risultati sul mercato sono tutti diversi. Sì, ma la Infatti. testa è uguale. È la componente emotiva che fa la differenza. È uguale un po' sul mercato. Se fai il nerdone e ti studi tutti i manuali, poi magari sai tutto, però poi nella fase di execution sei carente perché non così. Se capisci e vedi i trader che ti dicono guarda che anch'io ho avuto questo problema, non so se ti è mai capitato, leggi un libro e dici ah, vedi. Io pensavo questa cosa, Eh sì, stai è uguale agli eventi, parlando proprio di me. trovi un po' questo spirito empatico e così. Poi detto ciò, per concludere, il problema dei trader è questo, che è un mestiere molto solitario, nel senso che ognuno sta chiuso nelle proprie batcaverne di monitor e sostanzialmente ha contatti sociali pari a zero. È proprio un mestiere solitario per sua Ed è natura. di Sì, natura. e allora c'è il rischio un po' di incancrenirsi nelle proprie fissazioni, nelle proprie, cioè, capito? È difficile, no? Evolvere. E dici, sì, io chatto, c'è il gruppo, sì.
non è la stessa cosa, quindi è un mestiere solitario proprio per definizione, avere anche questa boccata di luce ogni tanto. Tra l'altro il centro, la location è bellissima, siamo proprio a fianco a Fontanei Trevi, quindi wow. quando esci dal centro veramente è una boccata di ossigeno anche a livello proprio visivo, d'aria, no? Insomma, poi, io poi amo molto Roma, devo dire, Roma ottobre anche, penso che per me Roma, le ottobrate romane sono straordinarie, il mese che mi piace di più. E fra l'altro, a proposito di ottobre, concludo adesso, ovviamente sono logorato questa sera, una cosa carina è che, come sai, da qualche anno c'è il mese dell'educazione finanziaria, no? In ottobre, sai, c'è questa iniziativa governativa e loro in maniera, insomma, forse anche un po' tardiva, il governo ha deciso di dedicare un mese all'educazione finanziaria. All'interno di questa iniziativa ci sono tutto il mese di ottobre dedicato a queste iniziative che hanno proprio come obiettivo quello di accrescere la cultura finanziaria delle persone e quant'altro. E devo dire con grande orgoglio che per il primo anno, quest'anno, Investing Roma è stato accreditato, è stato inserito proprio all'apertura del mese dell'educazione finanziaria 2021, e quindi è un evento che presenta proprio i requisiti richiesti dal Comitato del Ministero delle Finanze e dell'Educazione e della, insomma, della ricerca e quant'altro, proprio perché presenta quei requisiti richiesti. E quindi, di verità, Gian, è stata una grande soddisfazione, no? Dopo avere questo riconoscimento anche più istituzionale. Insomma, complimenti per quello che fai dal vivo, complimenti diciamo anche per il libro. Volevo chiudere con una battuta, ecco, se dovessi passare a Milano, cioè ti volevo magari con tua figlia Anna Sofia, potrei presentargli il mio figlio Diego. facciamo un bel deal, voglio dire, se io per mio figlio magari non lo accumulo il migliore, magari riesci tu, insomma, poi vediamo. Poi ci sistemiamo fra genitori. Diego, il nome ti dovrebbe, insomma, piacere. Dai. Napoli, quindi... Insomma, va bene, Anna Sofia, perfetto. Se, come si chiama tuo figlio Diego? Ho capito Diego, bene? Diego. Grande. Già il nome mi piace e tu capirai perché. No, infatti, per quello dico. già il nome mi piace un sacco. Quindi io poi penso, sono nato il 30 ottobre, che è lo stesso giorno in cui è nato Maradona. Lui è nato nel 60, io sono nato nel 76, 16 anni dopo. Quindi ci ho sempre avuto questo legame. Siamo a posto. Adesso vado a chiedere a Diego, insomma, però va bene. Dai, mi ha fatto piacere stare insieme. Anche a me, davvero tanto. Grazie mille e bocca al lupo. Spero di rivederci dal vivo, magari mo ci vuole, in un evento fisico sarebbe molto carino. Molto volentieri, mi piacerebbe molto, sicuramente. Ci vediamo. Grazie. Grazie Pietro. Un abbraccio a te e a chi ci ha ascoltato. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.